Una delle voci più note del cinema italiano, doppiatore di Tom Hanks, George Clooney, Banderas e Denzel Washington, e attore di film e fiction di successo come Ogni maledetto Natale, la serie Boris e Nero Wolf, Francesco Pannofino, è stato ospite di Quelli della Compagnia allo Spazio Alfieri di Firenze il 1 marzo per la presentazione del film Patria di Felice Farina. Un film di finzione che si compone di immagini di repertorio originali e che ripercorre la storia italiana degli ultimi 30 anni. Una storia piena di errori dettati dalla cattiva politica e il cui risultato nefasto è la profonda crisi economica che affligge il paese. Nel film, tre operai di un'azienda in crisi appena licenziati salgono su una torre e inscenano una disperata protesta. Qui, tre visioni opposte della vita e della società racconteranno la storia di un'Italia in declino. È un film che in qualche modo dà un messaggio ottimista, pur parlando di crisi comunque aziendale, oppure lascia un po' in sospeso. No, no, è un messaggio di speranza bello e buono, perché in cima a quella torre dove tre operai vanno a finire per protesta perché la fabbrica chiude, si crea un'amicizia molto forte, una solidarietà umana che permette ai tre di superare il momento critico e poi di farcela in qualche modo. E quindi, come speriamo che succeda a tanti nostri connazionali che sono in difficoltà, il nostro film spiega perché siamo finiti su quella torre, cioè 30 anni di storia italiana tratti dal libro di Deaglio, perché siamo finiti lì sopra e i motivi e perché, e comunque la speranza che c'è per tutti. Ecco, noi l'abbiamo visto recitare in molte Sì. commedie. Come se lo sente questo ruolo che invece è più impegnativo anche Sì, è come. impegnativo, però non credere, cioè, alla fine ci sono anche delle battute paradossali che fanno ridere, perché comunque i caratteri dei personaggi sono molto esuberanti, soprattutto il mio, che è un siciliano di destra, molto focoso, molto incazzoso, che sbrocca perché perde il lavoro, la donna lo lascia, la macchina si ferma, quindi esasperato prende e sale sui 50 metri e rischia di buttarsi se non viene la televisione. Poi la televisione non viene, se non in un secondo momento, però vengono su gli altri due personaggi e quindi si crea questa. È un film sull'amicizia, che può nascere un'amicizia a persone così diverse, in situazioni così estreme, può nascere un'amicizia che porta comunque dei buoni risultati. Ecco, lei è una delle voci più belle, più amate della TV, del cinema. Le volevo chiedere cosa le piace di più, diciamo, recitare come attore o in qualche modo essere la voce del cinema italiano? Ma no, guarda, tutto fa parte del lavoro, non farei delle gerarchie, però è il doppiaggio, un lavoro altamente specializzato, perché poi c'è una componente tecnica che va imparata, insomma, da tanti anni di carriera, di esperienza, insomma. Però è chiaro che se uno può recitare con la faccia anche meglio, no? Però questo non toglie che il doppiaggio sia una cosa bella che mi ha accompagnato e mi accompagna ancora. Alla presentazione in sala di Patria, Francesco Pannofino e il regista Felice Farina sono stati introdotti dal critico Claudio Carabba, che ha definito il film una commedia amara. Quindi io vi auguro una buona visione e sono convinto che vi piacerà e ditelo ai vostri amici. Ciao!